Andrea, adesso da Riccardo Carradori per capire un attimo come invece si integra l'asset class del credito, insomma del direct lending, con gli obiettivi di rischio e rendimento tipici delle compagnie di assicurazioni, in particolar modo se pensiamo alle gestioni separate. Grazie Stefano, buongiorno a tutti. Ma direi che ci sono molti parallelismi che in qualche modo caratterizzano questa asset class se confrontata con lo strumento delle gestioni separate, perché si tratta di un'asset class che consente un buon rapporto rischio-rendimento. Esistono strumenti che danno la possibilità di ridurre il rischio attraverso una struttura di garanzie efficaci anche ai fini di assorbimento di capitale ai sensi di Solvency II, e dall'altra parte, siccome si investe in economia reale e il nostro paese è fatto da piccole e medie imprese che sono abituate a scontare tassi importanti praticati dal sistema bancario, sicuramente i rendimenti possono essere di grande interesse. Perché parlavo di un parallelismo con le gestioni separate? Perché i fondi immobiliari chiusi, alternativi, riservati hanno il loro patrimonio separato, esattamente come le gestioni separate, perché la valorizzazione del capitale investito avviene essenzialmente addominale, come nel caso di gestioni separate, perché c'è una certa stabilità del rendimento, anche grazie alla natura sostanzialmente cedolare del rendimento che questa asset class consente, se opportunamente costruita. Certamente si tratta di strumenti che sono decorrelati rispetto all'andamento dei mercati finanziari tradizionali come l'azionario, l'obbligazionario, il monetario. Può essere composta in diverse sub-asset class, con una componente magari strategica prevalentemente a basso rischio, con garanzie di livello, con una polizza credito da grandi compagnie internazionali con rating pubblico high investment grade, e dall'altra parte possono essere presenti elementi tattici che consentono di incrementare il rendimento atteso, con una diversificazione del portafoglio molto, molto ampia, per la maggior parte, peraltro, riposizionabili in pochi mesi. Mi riferisco un po' anche a quello che diceva Betty prima. Questa è un'asset class strana perché è sicuramente un'asset class considerata illiquida, ma il sottostante ruota, se parliamo di crediti commerciali, in 90 giorni. Il portafoglio può essere riposizionato, noi l'abbiamo visto in piena pandemia, in tempo ragionevolmente breve, con dei risultati estremamente interessanti, e si può comporre di transazioni granulari, micro, che sono trattate digitalmente in modo sicuro. Tutto ciò, grazie anche all'utilizzo della tecnologia, consente di avere informazioni sul look-through estremamente utili per gli investitori. Direi che mi fermerei qui. Parlando sempre di rischi, andrei da Riccardo Carradori. Che opportunità offre il sistema delle garanzie ai fini dell'assorbimento di capitale per Solvency II? Grazie Stefano. Sì, è un tema sul quale noi abbiamo investito molto, anche perché io di mestiere ho fatto in qualche modo faccio l'econometrico e ho lavorato per dei gruppi bancari assicurativi e quindi ho approfondito molto questo tema. Solvency II dà delle opportunità estremamente interessanti. Faccio un esempio abbastanza concreto. Noi abbiamo fatto delle simulazioni con una controparte qualificata che fa questo di mestiere, considerando un portafoglio sull'asset class credito barra direct lending che prevedesse un 75% di investimento in crediti commerciali, che sono poi, come si diceva, autoliquidanti, e un 25% circa investimento in finanziamenti a medio e lungo termine nel direct lending, avendo come struttura di garanzie sulla parte crediti commerciali una polizza assicurazione del credito che può essere standard oppure capital relief. Oggi c'è questa formula che è ancora più interessante sia per le compagnie sia per le banche, di una compagnia con un rating pubblico AA, outlook stabile, e per quanto riguarda invece i finanziamenti a medio e lungo termine, rischio Stato, quindi una tripla B meno o tripla B a secondo di chi lo emette, derivante dall'utilizzo del fondo di garanzia del MEF, quindi il Ministero dell'Economia e Finanze, gestito dal Mediocredito Centrale. L'SCR
che ne deriva sta in una media ponderata dell'intorno del 2,5 e a secondo della tipologia di subasse class può posizionarsi tra l'1,5 e il 3. Quindi questo per dire che tralascio la complessità dei calcoli, l'attenzione alle varie stime fino ad arrivare alla perdita in attesa con simulazioni Monte Carlo, però diciamo che se si hanno gli strumenti e si è in grado di insomma strutturare le garanzie in maniera opportuna, sia che l'approccio sia un approccio semplificato sia invece più complesso, si ottengono dei risultati sicuramente di grande rilievo, perché questo significa essenzialmente poter moltiplicare implicitamente il rendimento per oltre 2 volte, che già si posiziona in un bel range elevato, insomma nella parte alta della curva di cui si parlava prima, ben superiore al 2%, 2,6% del 2020. Grazie. Emilia, andrei subito da Riccardo Carradori per capire invece qual è un po' l'elemento differenziante della vostra offerta nel mondo del credito. Grazie Stefano, noi siamo un SGR un po' anomala, perché siamo nati nel 2016 facendo il lavoro di portfolio manager di veicoli cartolarizzazioni, abbiamo costruito una serie di piattaforme fintech che poi sono state elaborate anche per grossi investitori istituzionali, di cui poi ha acquisito la maggioranza Team System nel 2019. Il management team è un management fatto di persone con grande competenza più che trentennale che hanno fatto sia banca sia assicurazione del credito e anche azienda, come dicevo. Quindi questo sicuramente ci dà la possibilità di meglio comprendere le due parti della medaglia. Abbiamo un track record di 4 anni con 3 veicoli, tutti con leva per l'ottimizzazione della liquidità. Abbiamo transato oltre 320 milioni di euro, 5.000 transazioni con rendimenti tra il 2 e il 4% su base annua e una sinistrosità inferiore all'1% nei primi veicoli che erano multipiattaforme, prossima a zero invece sui veicoli che abbiamo gestito con le nostre piattaforme captive. Di fatto l'SGR è una fabbrica di prodotti di investimento alternativi nell'economia reale, quindi è molto specializzata. Il nostro primo prodotto che è in mercato è il fondo credito PMI, che vede per un 75% crediti commerciali performing, ecobonus, per un 25% direct lending. Nel caso dei crediti commerciali abbiamo una polizza con una compagnia internazionale con rating AA, e nel direct lending ci avvaliamo del fondo di garanzia del MEF. Partiamo dal presupposto che eccedenti piccole e medie imprese possono avere debitori investment grade, quindi il portafoglio nativamente parte investment grade e poi ha un credit enhancement attraverso gli strumenti di garanzia di cui parlavo, e abbiamo anche introdotto degli elementi di liquidità, perché noi procediamo a distribuzione semestrale del rendimento e abbiamo ipotizzato 2 finestre di uscita parziale anticipata al termine del secondo anno. È una cosa non usuale nel settore, ma credo che l'aspetto più determinante sia il fatto che noi abbiamo un'originazione qualificata massiva del sottostante, perché abbiamo la base clienti Team System, che è una società di software che serve oltre 1.500.000 aziende tra piccole e medie, microimprese e professionisti, con sistemi gestionali di contabilità e di fatturazione elettronica, che sono peraltro una fonte di informazione straordinaria sull'andamentale, sia segmenti di reti di banche e partner, di cui circa un terzo di questo 1,5 milioni abbiamo stimato essere leggibili per le transazioni fintech nostre, considerando che Team System processa su base annua 400 milioni di pezzi di fatture per un totale di 350 miliardi di euro di valore. È ovvio che questo consente un'ampia diversificazione per settore, area geografica, numero cedenti e prenditori, una grande granularità del sottostante, perché parliamo di microimporti che attraverso la nostra capacità digitale può essere gestito in sicurezza, integrando non solo i nostri sistemi ma anche quelli dei provider di informazioni commerciali, delle società di rating, delle CAI, delle compagnie e degli altri garanti. Quindi credo che la nostra peculiarità sia proprio in questa doppia anima industriale e finanziaria, che consente un'integrazione piena su questa asset class.